Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro di Fa la Cosa Giusta, la Fiera Nazionale del Consumo Critico e degli Stili di Vita Sostenibili. Ehm, una edizione speciale, speciale che stiamo eh, svolgendo solo online, per, proprio per evitare eventuali nuovi contagi, proprio per le restrizioni previste anche dal, dal DCPM del, del Governo. E questa sera. Affrontiamo proprio il tema, uno dei temi centrali di questi mesi, e cioè eh, il Covid, ma soprattutto un tema molto importante sono le fake news sui, sul Covid. E ne parliamo con Lorenzo Montali, che è un docente della Bicocca ed è soprattutto uno dei fondatori di CICAP, che è il Comitato Italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze. In pratica è un'associazione eh, fondata insieme anche a Piero Angela che si occupa di smascherare o comunque di capire e di eh, spiegare come certi fenomeni di, 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 diciamo così, di, di racconti improbabili o di eh, manifestazioni che sembrano vere, ma poi non lo sono, eh, riescono a prendere piede fra le persone. In questi mesi, appunto, abbiamo visto che spesso le informazioni sul, sul, sul virus sono state accompagnate non solo da polemiche, ma poi anche da smentite, oppure sono girate notizie assolutamente improbabili, ma alle quali all'inizio abbiamo anche creduto. E quindi, a Lorenzo Montali, la prima domanda che io faccio è proprio questo: se ci può raccontare che cosa è successo in questi mesi, ossia quali sono le principali fake news che voi avete individuato e che avete anche in buona parte smascherato. Allora, intanto, Dario, consentimi di ringraziarti, di ringraziare l'organizzazione. Credo che appunto la presenza di una presentazione come questa una chiacchierata come questa eh, sia molto opportuna dentro appunto una fiera che si occupa di consumo critico perché come dire alla base del consumo critico c'è cioè un pensiero critico no? e quindi la capacità di ragionare intorno ai problemi del nostro quotidiano eh, e, e in questa capacità di ragionare intorno ai problemi del nostro quotidiano di analizzare criticamente le fonti le notizie che riceviamo beh certamente tutti noi in questi mesi ci siamo trovati Esposti a un'enorme quantità di notizie, no? si è parlato di infodemia in relazione a questo tema del virus e della sua diffusione e quindi una sovrapproduzione di notizie, e molte delle quali in effetti si sono poi eh, dimostrate essere assolutamente false. E allora, per capire un po' che cosa è successo, perché si è generata questa infodemia che si è molto legata appunto anche alla produzione di false storie, dobbiamo un po' capire... Che cosa no, è successo qui? È successo che ci siamo trovati improvvisamente di fronte eh, a un problema del tutto nuovo eh, e inaspettato nelle sue conseguenze, ma anche nelle sue eh, dimensioni, eh, che si è legato a un grande allarme sociale, no? eh, che peraltro tuttora eh, persiste, che è quello che ci spinge a eh, vivere in queste condizioni, diciamo, di... Mancato contatto, eh, limitato contatto sociale con le altre persone. Quindi una situazione nuova, una situazione pericolosa, è il terreno di cultura ideale appunto per la produzione di storie che cercano di spiegare cosa è successo, qual è l'origine del problema, eh, come il problema può essere affrontato, come il problema può essere risolto. E dentro queste storie proliferano anche racconti che poi si scoprono essere del tutto false. Appunto tu mi dicevi, dacci qualche esempio. Beh, innanzitutto, quando eh, agli inizi di, di gennaio si è cominciato a parlare no? in maniera sempre più insistente di questo virus e delle sue conseguenze, molte delle storie, se, eh, come dire, in qualche modo mettevano in scena il problema drammatizzandolo. Eh, e allora, per esempio, in Italia circolavano eh, notizie o appunto storie racconti di milioni... Eh, di milioni di cellulari in Cina, eh, credo che ci sia, ecco, di milioni di cellulari in Cina che improvvisamente risultavano eh, eh, muti, come a dire milioni di persone sono già o in ospedale eh, o morte, o addirittura c'erano delle finte notizie in cui si mostravano delle immagini no, della zona di Wuhan e si diceva vedete qui c'è un eccesso di radioattività provocato dagli incendi di migliaia di morti che sarebbero già stati prodotti, che sarebbero già stati determinati dalla diffusione di questo virus e questo era proprio solo all'inizio, eravamo ancora a gennaio quando in effetti il numero delle persone che erano state colpite dal virus era limitato, il numero dei morti... Estremamente ridotto rispetto a quello che poi abbiamo osservato nei mesi successivi, eppure queste fake news ingigantivano il problema, gli davano forma, no? facevano capire che appunto si trattava di qualcosa di eh, estremamente eh, rilevante. Eh, e poi eh, il, il, un altro enorme numero di false notizie ha riguardato ovviamente le cause del problema. No? Quando hai un oggetto sociale nuovo, una nuova malattia, per esempio, un oggetto sociale nuovo così dirompente, così emotivamente saliente, immediatamente il discorso che si sviluppa è: beh, ma da dove viene? No? Quali sono le cause di questo, di questo problema? E quindi abbiamo visto fiorire, per esempio, teorie cospirative opposte, no? alcune che attribuivano le cause del fenomeno a delle manovre che venivano realizzate dentro laboratori cinesi da cui poi il virus sarebbe scappato, altri invece che attribuivano la responsabilità della diffusione del virus a un complotto del governo statunitense proprio contro eh, l'economia cinese, altri che andavano a identificare dei personaggi specifici che sarebbero stati no, i responsabili di questa vicenda. Allora, incredibilmente, c'è chi ha chiamato in causa Bill Gates e la sua fondazione come responsabili eh, del vaccino o comunque persone che se anche non erano direttamente responsabili ne erano a conoscenza, ne avrebbero tratto dei vantaggi e, e le prove che venivano portate a supporto di questo erano dei totali travisamenti, per esempio dei video in cui si vedeva una conferenza organizzata dalla fondazione di Bill Gates in cui si ragionava su che cosa sarebbe dovuto fare se fosse scoppiata una pandemia, ma che è uno dei problemi come dire che eh, periodicamente si presenta no, nel, sulla scena della storia e che peraltro appunto era previsto da numerosi esperti. Però ecco, quei frammenti di video diventavano false notizie, venivano utilizzati per dimostrare che allora qualcuno già sapeva e se sapeva e non ce l'ha detto forse ne sta traendo eh, vantaggio. Poi c'è stato un tempo nel quale alla ricerca no, di queste cause... Eh, eh, le false notizie, per esempio, hanno tirato in ballo il 5G. No? Allora si è sostenuto che Wuhan, in cui appunto eh, il problema si era manifestato in maniera più evidente, era la capitale cinese del 5G. Di nuovo, una notizia completamente destituita di fondamento, che però serviva a connettere una preoccupazione relativa all'utilizzo di una nuova tecnologia con l'apparire appunto di un nuovo virus e delle sue conseguenze. E questo ci fa vedere come appunto la produzione di queste storie può andare a recuperare no, frammenti narrativi, tradizioni anche diverse e venir poi declinate in un modo da sembrare eh, convincente per chi ascolta queste storie o per chi ehm, le legge magari sui media, sui social media. Eh, eh, però, scusa, se ti interrompo... Però, appunto, eh... così, in questa ricerca del colpevole della, della pandemia, ehm, non si è, a volte non si è trattato solo di cose che giravano, come, come dire, così in rete, ma sono anche state rilanciate da capi di governo. Pensiamo al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che per suoi motivi di politica estera, eccetera, ha dato la colpa alla Cina di aver organizzato la diffusione del virus. Eh, di fronte al fatto che un capo di Stato eh, Racconta una storia su ipotizzando eh, chi è il colpevole di, un, di una pandemia. Ehm, il cittadino dice: Vabbè, ma se lo dice un, un presidente degli Stati Uniti, anche se poi magari uno non lo voterebbe mai quel presidente, no? Però vuol dire che un fondamento c'è perché ci sono i servizi segreti, c'è un mondo che ascolta eh, che cosa dice il presidente degli Stati Uniti, qualunque esso sia, no? Ehm, quindi, che cos'è una fake news? Perché a quel punto io faccio un po' fatica perché se mi arriva una cosa improbabile attraverso i social network, dico, ah, questo qua è chissà da dove viene, ma se lo dice un capo di Stato, eh, dico, beh, ci sarà un motivo per cui afferma quelle cose. Certo. Cos'è una fake allora, news? La allora, eh, intanto consentimi di fare, diciamo, dal, dal gran, se, se vuoi dal grande al piccolo, perché. E anche in Italia abbiamo avuto qualcosa di simile, no? forse alcuni di quelli che ci stanno ascoltando si ricorderanno, per esempio, che appunto eravamo. Uh, a metà febbraio, e eh, il presidente del Veneto eh, Zaia compariva in televisione spiegando che da noi, in effetti, il virus non ci sarebbe stato, perché noi, appunto, abbiamo, abbiamo un livello di igiene diverso da, da quello cinese, e quindi da noi il virus non si sarebbe diffuso. E vi stava cercando di spiegare, appunto, anche lui: ma come mai c'è in Cina e non c'è qui? Quello che tu citi, poi è un altro caso, ma perché li metto insieme? Li metto insieme perché in effetti, come dire. Una eh, lettura no, di queste dichiarazioni non tiene conto di una dimensione fondamentale eh, che è sempre potenzialmente implicata dentro il discorso politico: che è la dimensione della propaganda. Allora, su cosa si. Um... Costruisce questa propaganda relativamente al virus. Si costruisce su un elemento fondamentale, e cioè che nel momento in cui appunto c'è una situazione di allarme sociale legata, come in questo caso, alla diffusione della pandemia, ma anche a altre situazioni di allarme sociale che noi possiamo osservare, diciamo così, sulla scena della storia. La ricerca di un colpevole eh, fuori da me fuori dal mio gruppo, fra i miei nemici, fra le persone diverse da me, è una tendenza, è una costante, diciamo così, che noi possiamo osservare nel corso della storia. Ed è proprio, lasciami fare lo psicologo sociale, che è un po' il mio lavoro in università, ed è proprio appunto una costante psicosociale da questo punto di vista, che in qualche modo trova, dà una risposta rassicurante al singolo, no? il problema viene da fuori e dà una risposta rassicurante eh, al gruppo no? di cui si fa parte. D'altra parte tu dici giustamente, eh, ma io come faccio eh, come dire, a valutare no? se la fonte è una fonte ehm, esperta o una fonte importante? No? Come faccio a distinguere da questo punto di vista le notizie buone e le false notizie? Eh, allora, eh, la prima cosa che mi viene da dire appunto è che eh, L'analisi della fonte e dei, dei possibili motivi per cui la fonte sostiene una certa tesi è qualcosa che appunto, a proposito di stimolare il pensiero critico, eh, rispetto alla quale io mi devo. Porre delle domande, cioè non posso dare per scontato che siccome lo dice Trump o siccome lo dice il presidente del Veneto la cosa sia di persevera, se ragiono sul possibile interesse di quel politico a costruire una propaganda dentro la quale quell'affermazione serve a sostenere una tesi. E nel caso di Trump, la tesi, se vuoi, è piuttosto evidente e cioè appunto. Eh, il problema è un problema che arriva da fuori, da quelli che sono che lo stesso Trump ha identificato in tutto il corso della sua amministrazione come i nemici degli Stati Uniti. E quindi, da questo punto di vista, la costruzione di quella storia è perfettamente funzionale nella propaganda trampiana, appunto ad alimentare nel pubblico statunitense l'idea che la Cina è pericolosa intrinsecamente, ciò che arriva dalla Cina è per noi pericoloso. Allora tu dici: Beh, ma tutto questo allora ci pone il problema di come facciamo a riconoscere le fake news. Hai ragione, è proprio questo il problema. E cioè che le fake news difficilmente, anzi, non escono con un bollino: eh, sono una fake news, imparami a riconoscere come tale. Ma invece richiedono proprio. Un esercizio di senso critico e di analisi delle affermazioni, che, in primo luogo, appunto ragioni sugli interessi di chi parla, di chi propone certe storie, un esercizio di senso critico che può portarci a scoprire che ciò che abbiamo considerato vero, giusto, un'affermazione seria, in effetti si rivela essere una fake news. Quindi il problema di fake news è che le scopriamo dopo, non le scopriamo prima. Eh, è questo che rende così difficile un'operazione di... Come dire, eliminazione del problema, no? Perché se tu avessi gli strumenti per bloccarli prima che escono, no? Nelle redazioni giornalistiche, non farli uscire, allora tutto sarebbe un po' più semplice. La realtà è che spesso, appunto, l'analisi di queste affermazioni eh, è solo quella che ti consente di scoprire che la notizia non è vera. Di per sé, appunto, molte di queste storie si presentano come verosimili, no? eh, Quando eh, ancora... Appunto, anni fa si scriveva di questi argomenti. Italo Calvino diceva: e Queste storie sono le storie del nostro quotidiano, no? Cioè, sembrano sono storie che sembrano raccontare quello che noi viviamo. È, è, è solo se poi vai a guardare dentro e ad analizzare davvero queste storie, che riesci a scoprire che si tratta di una fake news. Ecco la, la, Il fatto di riuscire a identificarle vuol dire che dobbiamo, come dire, esercitarci a, eh, a chiederci da dove viene una notizia. Chi, qual è la fonte? Chi la sta facendo, chi la sta rilanciando? Ehm, il problema è che, con, eh, che non sempre abbiamo il tempo, la possibilità di fare queste ricerche. No? Ehm, C'è, però, un modo quantomeno per individuare, cioè, quali sono i campanelli d'allarme che mi possono come dire, mettere un po' in guardia e quindi mi arriva una notizia, o anche la sento eh, su in tv e eh, come dire invece di crederci subito comincio ad avere dei dubbi quali ci sono dei campanelli d'allarme magari perché allora. sono più generiche oppure perché non è specificata la fonte allora eh, come dici giustamente tu, la difficoltà è in primo luogo quella di appunto dedicare del tempo e un'attenzione no, all'analisi di queste storie, che altrimenti eh, di per sé eh, potresti non riconoscere eh, come tali. Faccio, faccio un esempio di storie che era circolato appunto in Italia. A un certo punto circolavano questi audio su WhatsApp, perché poi appunto le fake news prendono le forme più diverse, in cui si sentivano eh, infermieri e medici di reparti ospedalieri che dicevano eh, qua la situazione è drammatica e drammatica lo era davvero, lo sapevamo tutti la situazione è drammatica stiamo decidendo chi mandare a morire e chi salvare, adesso vi faccio sentire dal mio reparto, no? E poi era tutto finto tutto questo eh, però, eh, allora il primo però, elemento però, perché dici ad esempio, che questo era finto? Voi come avete capito che erano audio finti? E questo lo capisci perché, appunto, poi eh, in quel caso eh, c'era stato c'erano stati dei siti che si erano specificamente occupati di fare, come si dice, debunking, no? cioè di andare a vedere, appunto, di ricostruire il processo di eh, origine, diciamo, di questa storia. Eh, e per esempio era venuto fuori che la persona che si presentava con un certo nome nell'audio dicendo lavoro in questo reparto non lavorava affatto in quel reparto, cioè non c'era qualcuno che aveva quel nome e cognome dentro quel reparto, allora. Eh, Qual è il campanello d'allarme? Il campanello d'allarme eh, 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 è complesso da identificare perché, appunto, in alcuni casi il primo campanello d'allarme è eh, qual è la fonte e cioè perché arriva soltanto da un audio di Whatsapp e questa stessa storia non la ritrovo raccontata anche su altri mezzi. Questo è un primo elemento di, come dire, eh, di dubbio. No? È quello che diciamo prima, appunto, le storie non riesci a classificarle subito come vere e false. No? Ma ci devi lavorare sopra allora è un elemento di dubbio se il dubbio lo vuoi avere, se il dubbio lo puoi avere. Il problema è che molte volte appunto queste storie ci piacciono perché raccontano qualcosa, esprimono no, una nostra preoccupazione, la incarnano eh, o esprimono un nostro desiderio, lo incarnano. E quindi quando la storia ti piace diventa difficile che tu metta in atto un meccanismo di controllo. Eh, ma la prima questione riguarda certamente l'analisi della fonte: da dove arriva la storia? E come faccio a come dire, quella fonte lì è una fonte qualificata oppure di fatto è una fonte irreperibile, no? che io non posso riuscire a identificare. E dove la storia è collocata? No? Eh, eh, appunto, eh, quando dicevano, ci sono delle, dei, dei, delle fotografie che mostrano gli, eh, gli incendi a Wuhan, no? allora, eh, dove sono le fotografie? Dove sono state pubblicate? Qual è la fonte? come viene collocata questa fonte quanto è credibile questa fonte questo è un secondo elemento l'altro elemento è la presenza di particolari appunto anomali che ingigantiscono troppo i problemi rispetto a ciò che già si sa relativamente a un certo problema, il che non vuol dire che di nuovo automaticamente sia falso, però è un campanello d'allarme che dovrebbe risuonare eh, se tutti i media mi parlano di mille morti e improvvisamente mi si parla di centomila, allora la scala è troppo diversa per non farmi venire almeno il dubbio che questa voce andrebbe verificata. L'altro elemento, per esempio, tipicamente nelle, nelle storie di complotto, ha a che fare come dire con la complessità di questi complotti e la loro contraddittorietà no quindi tu puoi trovare delle storie che sostengono appunto che il colpevole ha oppure che il colpevole è esattamente il suo contrario allora di nuovo sono campanelli d'allarme potrebbero essere vere ma potrebbero rivelarsi eh, entrambe false da questo punto di vista ehm, e eh, il, il, il mio consiglio in questi casi è quello di provare a cercare perché eh, no? Talvolta si parla delle, delle, dei, dei social media o della rete no? come un luogo semplicemente di diffusione di storie, ma in effetti quello che può succedere è che semplicemente tu utilizzando i motori di ricerca. Eh, se vai a cercare eh, appunto la definizione di una certa storia e scrivi appunto bufala in italiano oppure storia falsa o fake news, trovi qualcuno che si è già occupato e ha già fatto un'analisi su quegli elementi e ti mostra perché appunto la storia, eh, la storia non sta in piedi e non è vera. Questi sono alcuni elementi che possono eh, aiutare. Il problema vero appunto è la eh, costruzione. Eh, come dire, la consapevolezza, scusami, la consapevolezza che viviamo in un ambiente mediatico nel quale la presenza di queste storie è eh, enormemente elevata e allora diventa un nostro problema di consumatori, no, a proposito di fare la cosa giusta, di consumatori del sistema mediatico, quello di essere consapevoli di essere in un ambiente di questo genere. Ecco, prima tu accennavi al fatto che ehm... Eh, sembra eh, che, che proprio con i social network che siano nate e soprattutto abbiano la possibilità di girare così velocemente eh, le, le fake news. Eh, però forse in realtà eh, non è solo un fenomeno recente, eh, soprattutto anche perché spesso i governi hanno usato le mezze verità o addirittura le menzogne per portare avanti le loro politiche, per, per fare le guerre, eccetera è vera questa cosa o i social network hanno come dire reso possibile essere propagatori di, di menzogne anche chi non ha particolari poteri quindi anche allora. le persone comuni possono svegliarsi al mattino e decidere di, di far girare una notizia cioè. con la propria convinzione uh, sì Uh, allora, la prima, uh, rispondo alla prima parte della domanda, quella sui governi, e, e secondo me questa è un'osservazione assolutamente corretta, e cioè da sempre la propaganda uh, come dire, politica e la propaganda governativa, ma ti direi anche la propaganda come dire, commerciale, industriale, usa false notizie per presentare, uh, come dire, per convincere. Le persone della bontà delle proprie affermazioni. Ci sono dei casi clamorosi da questo punto di vista. No? Uh, eh, quando eh, stava per, diciamo così, voleva giustificare eh, l'inizio della guerra eh, in Iraq. Appunto, l'allora segretario di Stato statunitense si presenta eh, all'ONU con in mano una boccettina dicendo: Questa è la prova provata del fatto che Saddam Hussein. Le armi eh, chimiche di distruzione di massa e quindi questo giustifica il nostro intervento eh, in quanto eh, governo americano. Quella fu un esempio clamoroso di falsa notizia, no? Eh, e però quanto ci abbiamo messo per capire che effettivamente non c'era nessuna. Arma, nessuno stabilimento di produzione di queste armi chimiche e ci abbiamo messo un tempo tale per cui appunto nel frattempo c'è stata una guerra, gli Stati Uniti hanno invaso quel paese, hanno eh, cacciato e, e, e poi ucciso il, il dittatore iracheno e appunto nel frattempo si continuava a discutere su ma queste armi esistono o non esistono ecco per poi scoprire che effettivamente non c'erano affatto no quindi eh, come dire è un classico della propaganda politica eh, Inventare storie che supportano proprio quella, eh, quella propaganda. Um, eh, quindi, certamente, non, non è un fenomeno che riguarda soltanto appunto le chiacchiere da barra no, che le persone fanno, ma è un, è un fenomeno molto complesso che ha uno straordinario impatto. Ed è il motivo per cui, eh, no, secondo me, vale la pena occuparsene, vale la pena eh, parlarne per sviluppare consapevolezza rispetto al fenomeno. Quanto alla questione dei social media, eh, mi, viene da mi vengono da dire due cose. Eh, da una parte è certamente vero no? che Chiunque può, eh, come dici tu, svegliarsi una mattina e costruire una storia. No? Per esempio, nel caso del Covid, a un certo punto era circolata un'immagine no, su Facebook in cui si, vedeva una, si vedevano dei carri armati eh, alla stazione di Torino che sembravano no, pronti per essere trasportati e eh, la, 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 il testo sotto diceva «Ma qua dicono, eh, questa è la stazione di Torino». Che cosa si sta preparando come conseguenza del virus, no? E sembrava quella foto rappresentare appunto un movimento di mezzi militari che sarebbero stati utilizzati dal governo per blindare le nostre città. Una cosa completamente inventata, la foto era di anni prima, riguardava uno spostamento di quelli che ci sono periodicamente da una base all'altra del nostro territorio. Però appunto è possibile no? che qualcuno si svegli, recuperi una foto e la faccia circolare. Ma vedi, il punto, però, veramente interessante per me è perché la foto circola cioè la foto circola nel momento in cui chi la riceve il primo che la riceve pensa, eh, ma qui c'è qualcosa che vale la pena raccontare agli altri qui c'è qualcosa che vale la pena condividere allora la foto circola la storia circola eh, eh, nonostante appunto il singolo abbia poco potere no, di diffusione, magari c'ha 100 amici mille amici, ma circola nel momento in cui quegli stessi amici riconoscono che in quella storia c'è qualcosa che vale la pena di essere raccontato e, in questo senso, diffuso ad altri. La seconda cosa che ti vorrei dire è questa. È vero che, appunto. Eh, I social media, in particolare, appunto costruendo no delle delle social media si dice che funzionano per bolle, no? Ciascuno di noi ha una rete di amici che la pensa eh, in, tendenzialmente in maniera piuttosto simile alla nostra, e quindi che quando una storia comincia a circolare, la bolla tende a trovarla accettabile perché appunto racconta qualcosa che nella bolla è condiviso. D'altra parte, però, è anche vero che nei social media e in internet più in generale, ma anche nei social media, noi possiamo trovare il racconto e la sua smentita. Eh, e cioè ci sono ormai moltissime persone, data la rilevanza di questo fenomeno, che appunto sono attive nella ricerca di capire se queste storie sono vere o false. E allora ritorno a quello che dicevo prima, e cioè dipende da noi poi cercare di capire se questa storia che ci sembra così bella, così corrispondente a quello che pensavamo, a quello che, come dire, sostenere un punto di vista così... Eh, eh, no, Simile al nostro, se la storia è vera o, non è, fa o è falsa. E spesso è nei social media no? eh, che noi possiamo trovare anche le smentite. Certo dobbiamo interessarci, dobbiamo analizzarle, dobbiamo soprattutto prendere quelle storie non come dei dati di fatto, ma come un problema. E questo ovviamente è impegnativo dal punto di vista del tempo, delle risorse, delle capacità, e quindi ci aiuta a capire perché siamo così in difficoltà nel rispondere, no, abbiamo dato il titolo orientarsi nella complessità, no? A questa nostra chiacchierata. E, e, appunto, abbiamo una complessità di fonti informative e di notizie. Perché è così difficile orientarsi? È difficile orientarsi perché appunto puoi trovare le due versioni della storia: è estate, decidere se vuoi approfondire. Ecco, ricordo a chi ci sta guardando, ci sta ascoltando, che se volete potete fare domande tramite eh, Facebook o anche il canale YouTube e noi cercheremo, soprattutto Lorenzo Montali, cercherà di, ris di rispondere ai vostri dubbi o, o anche ai vostri interrogativi. E, mh, volevo chiederti questa cosa: e, mh, è vero che? Eh, quella persona che si sveglia al mattino, decide di prendere una foto di due anni fa dei caramati a Torino su un treno alla stazione di Torino e ci scrive sotto qualcosa legato all'attualità di questi giorni, alla fine, pur avendo solo 100 amici, manda in giro qualcosa che magari eh, soddisfa una voglia di sicurezza o, anche, o, o conferma una paura che i suoi amici avevano. Ma lui cosa ci guadagna? Perché i capi di Stato, i governi che mandano, in, o il politico in generale che manda in giro una fake news ha un suo interesse più o meno eh, visibile, più o meno comprensibile, magari soprattutto eh, a distanza di tempo. Ma il singolo cittadino la, o il gruppo, l'associazione che manda in giro una foto di due anni fa con una scritta: Guardate cosa sta succedendo oggi eh, durante l'emergenza COVID. Eh, noi, cioè, non capisco. Quale sia il guadagno. Chi ci guadagna dalle fake news quando non sono, come dire, quando non vengono dalle autorità, ecco, diciamo così. Eh beh, eh, questa è una domanda che potrei girarti, ma ti giro la risposta. Cioè tu fai il giornalista e, e cosa diciamo? Diciamo l'informazione è potere. Eh, ma l'informazione è potere in primo luogo perché il portatore dell'informazione è potente. Allora, che cosa vuol dire è potente? L'informazione, il sapere le cose che gli altri non sanno, è qualcosa che costruisce no, uno status privilegiato di chi porta l'informazione. È una persona che ne sa più di altri, è una persona a cui vale la pena rivolgersi, è una persona che ne capisce. Allora, eh, come dire? Io credo che nella gran parte dei casi le persone che rilanciano questo tipo di notizie lo facciano semplicemente perché sono in assoluta buona fede, cioè costruiscono una storia che pensano sia vera, che sia adeguata e però poi, come dire, il beneficio che ne ricavano è in primo luogo dentro la loro rete sociale. Sono riconosciuti come portatori di quelle informazioni che sono fondamentali, che sono cruciali. Eh, Qualche mese fa, poi le cose come dire, vanno nel dimenticatoio, ma qualche mese fa eh, compariva su YouTube questo video di questo eh, signore italiano che stava a Tokyo che diceva qui hanno trovato il rimedio per il coronavirus e ci mostrava una boccettina di un farmaco dicendoci questi qui hanno capito come funzionano le cose, non come in Italia in cui vi raccontano che non esiste nessun rimedio, qui in Giappone non c'è niente, il coronavirus non c'è. No? perché hanno il rimedio allora poi questa persona che cosa succede viene intervistata viene contattata diventa un personaggio tutto questo lo devi rileggere come dire avviene le dinamiche sono le stesse anche dentro la cerchia degli amici non c'è bisogno di immaginarle appunto eh, come particolarmente diverse e cioè l'accreditarsi come una persona informata che la sa che ti dà i consigli giusti a cui vale la pena rivolgersi. È un'operazione che noi cerchiamo di fare anche nella nostra cerchia degli amici. Non è così strano per me che una finta notizia a cui magari tu stesso credi nel momento in cui la rilanci possa servire anche a questo scopo. Perché poi, appunto, molte di queste storie sono storie che tu hai sentito e che semplicemente un po' modifichi per farle diventare un po' più interessanti, un po' più vere. Ma di nuovo. È un'operazione che noi facciamo spessissimo nel nostro quotidiano. Certo che poi nel passaggio di bocca in bocca, di computer in computer, possono diventare appunto delle invenzioni totali, ma non è detto che partano neppure in questo modo. Ecco, c'è una, una legislazione che, come dire, punisce le fake news. Ma eh, è mai successo che qualcuno individuato come responsabile l'origine di una fake news sia stato poi perseguito in un tribunale non dico solo italiano ma anche di altri paesi e secondo te sarebbe giusto prevedere una normativa di questo genere allora diciamo che eh, appunto il fenomeno nella sua estensione è relativamente recente ed è legato anche al fatto che appunto eh, ci sono alcune strutture di propaganda che sono gestite direttamente come dire, da eh, governi le quali come dire, usano la produzione di fake news o per colpire eh, altri governi, o per creare eh, per colpire, per esempio, singoli personaggi. Um, eh, non so, eh, uno di, una delle persone a cui viene più imputato, eh, di cui vengono imputate il maggior numero di nefandezze, eh, secondo alcune teorie cospirative, è George Soros. Eh, in effetti, la cattiva fama di George Soros nasce, eh, come dire, è stata costruita a tavolino, pare da. Appunto, alcune inchieste giornalistiche da parte del governo ungherese per delegittimare un personaggio che si poneva in opposizione a, quindi, questo per dirti che eh, è difficile costruire una legislazione in quanto i movimenti sono innanzitutto come dire non sono limitati ad un livello locale, no? ma spesso hanno a che fare con appunto la produzione di notizie false a livello internazionale. Dopodiché eh, ci sono una serie di tentativi. Eh, interni al sistema di produzione e di circolazione delle notizie che vanno nella direzione di provare a bloccare no, eh, delle fonti che sono conclamatamente fonti che producono soltanto cattive notizie o false notizie, anche in questi giorni. Facebook ha bloccato centinaia di siti che proponevano una propaganda antivaccinista continuamente costruita no? su false notizie. Ma in questi giorni abbiamo osservato anche che cosa, per esempio, e, e ci è sembrato straordinario proprio perché siamo all'inizio di un processo di questo genere che quando Trump, come dire, promuoveva le sue false notizie sull'andamento delle elezioni americane, statunitensi twitter eh, sotto i suoi tweet metteva l'annotazione no attenzione queste affermazioni sono non provate quindi ci sono più che dei movimenti legislativi dei movimenti interni al sistema di produzione delle notizie che cercano di lavorare su perlomeno bloccare che cosa le centrali di produzione come dire di false notizie a scopo propagandistico e quelle false notizie che lo sono come dire Ehm, in, indubitabilmente nel senso che sono perlomeno controverse ma venendo da fonti così importanti diventa rilevante segnalare il problema all'inizio dopodiché non riesci a costruire una legislazione eh, su questo quello che puoi fare è colpire appunto l'esistenza di interessi semmai ma di per sé eh, come dire sarebbe estremamente rischioso no? eh, costruire una legislazione la quale c'è qualcuno che eh, agisce eh, in senso punitivo, Am quello su cui agisci punitivamente può essere la conseguenza dell'aver propagato una falsa notizia. Allora, se tu getti un allarme che se poi si dimostra totalmente infondato, allora quello che puoi fare è dire benissimo: ma c'è una legislazione per procurato allarme? Allora, che sia la falsa notizia, o la chiamiamo in un altro modo, sempre il procurato allarme si tratta. Um... Ecco, in, in questi mesi, um quello Che è mancato, o meglio, le fake news trovano spazio soprattutto quando, a meno che hai detto tu, quando mancano informazioni, manca chiarezza, quando c'è una situazione per cui la fake news ci appare come una storia che ci aiuta in un determinato momento di difficoltà, o anche in un momento in cui troviamo conferma, magari anche di un momento positivo, eccetera. Sicuramente di fronte al virus, al COVID, non sa nessuno sapeva di cosa si trattasse, anche la medicina è, è in difficoltà e quindi mh, ciò che quelle che potevano apparire, le notizie e le informazioni su, questa, su questo virus ci sono sembrate a volte nel passare del tempo in contraddizione. Eh, oppure anche mh, esperti intervistati da tutte le tv, che, da tutti i quotidiani, settimanali, eccetera, a volte hanno dato l'impressione... Che si contraddicessero non solo fra di loro, ma anche loro stessi nel corso del tempo. Ehm, secondo te come mai si ha questa impressione? E se questo clima ha favorito quindi le fake news? Eh, allora, l'impressione è certamente come dire corrispondente a un sentimento condiviso no? delle persone che mh, appunto si sono trovate di fronte a una pluralità di affermazioni e eh, talvolta appunto come dici tu di esperti in contrasto, ehm, esperti anche che hanno raccontato in primo, in, come dire che hanno raccontato delle fake news clamorose no eh, per esempio appunto abbiamo avuto eh, il caso eh, di, di, di un premio nobel che, eh, che poi appunto è il premio nobel che ha eh, scoperto eh, il vaccino che ha scoperto scusami eh, che ha scoperto eh, l'esistenza del dell'AIDS ehm, che appunto è andato a ehm, propagare delle notizie completamente false sul tema del, eh, del coronavirus quindi ci sono stati esperti che hanno raccontato delle cose che erano poi sono rivelate manifestamente infondate così come ci sono stati esperti in contrasto fra di loro però le due cose credo vadano distinte perché appunto un caso un, un, un aspetto riguarda eh, il diffondere notizie false, e lì Montagnier, appunto il premio Nobel, eh, aveva diffuso esplicitamente notizie false relativamente eh, al virus. Eh, in altri casi, quello che noi abbiamo osservato sono delle differenze di opinione fra esperti. Perché quello che non dovremmo dimenticarci è che, come dire, quando noi guardiamo due esperti che dibattono in televisione, lì non si sta facendo la scienza. Lì si stanno, come dire, ci sono degli scienziati che stanno raccontando il loro punto di vista. La scienza si fa altrove non in televisione, si fa nei laboratori, si fa raccogliendo dati e soprattutto si fa costruendo degli studi in un tempo lungo. Il problema in questo caso è stato che noi abbiamo, come dire, osservato no, il farsi della scienza e soprattutto il raccontarsi della scienza nell'emergenza. Uh, allora, che cosa abbiamo osservato? Abbiamo osservato l'emergere di punti di vista radicalmente alternativi, ma questo è il modo in cui la scienza funziona: cioè, la scienza funziona esattamente per affermazioni fondate su dati che però poi questi dati devono essere come dire raccolti attraverso diversi studi per essere sicuri di aver usato gli strumenti di misura adeguati, di aver costruito degli studi che metodologicamente erano fondati e tutto questo nel gioco della scienza è un gioco nel quale appunto gli esperti fra loro discutono, non come dire, possono anche litigare, ma ciò di cui discutono è la validità dei dati, la validità delle teorie, la validità delle ipotesi e le mettono a confronto. Allora eh, questa contrapposizione che c'è stata, che noi talvolta abbiamo osservato, eh, dipende dal fatto che in effetti noi non avevamo ancora e non ce l'abbiamo tuttora, una conoscenza adeguata del problema. Cioè, noi abbiamo osservato la scienza nel suo farsi e in questo senso abbiamo osservato anche una scienza che litigava, eh, che portava dei risultati fra loro che sembravano contraddirsi. Ma questo è esattamente il modo in cui la scienza funziona. Cioè, bisogna che. Questa vicenda ci aiuta a capire un funzionamento fondamentale del metodo scientifico, che non è che arriva una persona e dice "Ho fatto un singolo studio, questo è il risultato, fine". La scienza non funziona in questo modo. La scienza funziona invece relativamente al fatto che noi eh, dentro una comunità scientifica, appunto, ci sono una pluralità di studi e il gioco della scienza è in primo luogo quello di andare a vedere se quello che sostiene qualcuno è vero, cioè replicando quel tipo di risultato all'interno di un diverso laboratorio variando la metodologia per capire se ci sono delle situazioni nel quali ciò che sembrava vero in effetti non si manifesta allora abbiamo osservato contraddizioni assolutamente sì cioè abbiamo in parte osservato il gioco della scienza nel suo farsi questo non ci dovrebbe spaventare eh, non esistono studi singoli che dimostrino una cosa una volta per tutte no, esistono studi che si sommano nell'arco di mesi nell'arco di anni Antonella Viola che è una bravissima eh, appunto eh, professoressa universitaria di Padova dice la scienza ha tempi lunghi non tempi brevi certo in questa situazione noi vorremmo che tutto fosse rapido veloce vorremmo avere una risposta vogliamo avere un vaccino vogliamo avere la terapia e però questo come dire invece nel caso della scienza tutto questo richiede normalmente i tempi più lunghi no? lo vediamo adesso appunto in cui si discute della eh, validazione no, dei vaccini il problema che viene fuori è esattamente questo eh, in questo caso appunto abbiamo eh, responsabilmente, no? le istituzioni sanitarie hanno detto: cerchiamo di andare di cercare di velocizzare no? questo processo di validazione per capire se riusciamo a trovare un vaccino in tempi più brevi di quelli usuali. I dati necessari sono gli stessi, le prove sono le stesse. Eh, quello che stanno cercando di fare è di abbreviare i tempi. Ma quindi, per tornare alla tua domanda, sì, abbiamo osservato contraddizioni, non dovrebbero meravigliarci troppo perché, appunto, in parte è il gioco della scienza. Altro sono, appunto, l'andare in televisione e esprimere semplicemente delle opinioni che poi non sono effettivamente supportate da dati, no? E anche questo l'abbiamo potuto osservare in questi mesi. Benissimo, io come dire, non, non ho altro da chiedere, anche se l'argomento sarebbe grandissimo. E eh, soprattutto ehm, ti ringrazio perché ci hai fatto capire quanto è complesso eh, vivere e districarsi in, in, in questa mole di informazioni che arrivano da, da più canali e per le quali a volte facciamo fatica a, a capire quali sono le, le, le informazioni che possono come dire, aiutarci a, a leggere meglio il tempo che stiamo vivendo. Eh, Al nostro tempo, appunto, una fake news o comunque tutto ciò che ci arriva ha bisogno di una riflessione da parte di chi la riceve e soprattutto anche di un minimo di volontà di verificare le cose. Certo che poi ciascuno di noi ha anche la responsabilità quando le rilancia, perché eh, noi non siamo solo, come dire... Eh, spettatori passivi di quello che ci viene raccontato, abbiamo il potere di poter rilanciare sui social network queste informazioni. E quindi è un qualcosa di più, magari, rispetto al passato, quando al massimo io potevo raccontarlo solo ai miei amici, una impressione o comunque un'idea un, 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 un po' strampalata. Adesso posso rilanciarle in teoria a un'infinità di persone. Quindi, l'altra cosa che ci portiamo a casa questa sera è anche questo senso di responsabilità. di di ciascuno di noi Una assolutamente eh, io credo che appunto questo abbia molto a che fare con no questo eh, con tutto il lavoro che voi fate all'interno di fare la cosa giusta e cioè il tema della cittadinanza responsabile eh, questo tema della cittadinanza responsabile ci riguarda anche e sempre più rispetto alla appunto eh, fruizione delle notizie e alla diffusione delle notizie e cioè dobbiamo assumere il fatto che eh, eh, noi siamo responsabili delle notizie che facciamo circolare, non semplicemente di quelle che appunto del modo in cui noi le leggiamo. Siamo responsabili di queste notizie e quindi prima di far circolare qualche cosa dobbiamo essere sufficientemente sicuri del fatto che effettivamente sia eh, fondata e per esempio eh, se qualcuno ci fa notare che la storia che abbiamo raccontato in effetti altri hanno dimostrato essere falsa, dovremmo responsabilmente no, sulle nostre bacheche Facebook, sulle nostre eh, pagine di Instagram, dovremmo responsabilmente dire: mi sono reso conto di essermi sbagliato su questo. No? Dovremmo accettare la critica da questo punto di vista e essere pronti a riconoscere gli errori che talvolta possiamo fare. Così come nel momento in cui abbiamo la competenza per trattare un certo argomento, eh, e ci rendiamo conto che ci delle false notizie. Un altro elemento di cittadinanza responsabile vuol dire partecipare a quel dibattito pubblico e quindi segnalare no, le storie che noi abbiamo riconosciuto come, come false e, come dire, in qualche modo farci carico anche della fatica: no, che può essere discutere con altri eh, di queste storie, ma portando la nostra, la nostra competenza. Così come, per esempio, a proposito di cittadinanza responsabile. Possiamo chiedere no, che nelle scuole in cui ci sono i nostri figli vengano attivati dei programmi di tipo educativo che riguardino la consapevolezza circa l'esistenza no, di queste false storie, a cui ovviamente no, eh, anche i bambini e bambine, e ragazzine e ragazzine sono esposti e a cui possono cre credere. Allora il punto è che noi dobbiamo riuscire nel tempo a costruire dei programmi di educazione all'uso dei media e all'uso dei social media che tengano conto anche di questo aspetto, e cioè del fatto che appunto il sistema dei media e il sistema dei social media possono far circolare anche molte false storie e di questo vanno resi consapevoli, no? Eh, bambini, bambine, ragazzine, e ragazzine. Eh, già all'interno delle scuole, proprio perché appunto si deve costruire una competenza no, di base nella fruizione del sistema mediatico. Oppure possiamo anche sostenere associazioni come il CICAP che questo lavoro lo fanno eh, tutto l'anno e ormai da 30 anni, lasciamelo dire. Sì, infatti mi invito anche ad andare a vedere il sito e il profilo Facebook de del CICAP proprio perché portano avanti questo discorso di ricerca, diciamo, della verità o comunque di quello che eh, può essere, far chiarezza su tanti fenomeni. Ehm, io ringrazio tutti quelli che sono stati in ascolto e ci hanno guardato, ehm, ringrazio Lorenzo Montanali e il CICAP perché hanno, ci hanno dedicato del tempo e hanno condiviso con noi quello che hanno scoperto in tutti questi anni di studi. Ehm, vi invito eh, da domani a eh, seguirci ancora. Su, su, sui canali di Fa la Cosa Giusta, quindi Facebook, il sito e il canale YouTube, iscrivetevi al nostro canale YouTube perché Fa la Cosa Giusta va avanti fino al 29, ogni giorno vi proporremo una serie di incontri e di dibattiti proprio per cercare di capire cosa sta succedendo e quali sono gli stili di vita che possiamo adottare eh, nel, nella nostra vita quotidiana, come anche nelle nostre scelte di lavoro o nelle scelte di, di, di impegno civile. Domani l'appuntamento, il primo appuntamento è alle 13: parleremo dei cammini, di un cammino molto bello che c'è in, in Sardegna, il cammino de, di Santa Barbara. Dopodiché, poi nel pomeriggio ci saranno altri incontri, parleremo anche di, di cambiamenti climatici, parleremo di api, parleremo della sostenibilità ambientale, appunto dell'agricoltura dell e il rapporto con, con l'apicoltura. Parleremo anche di come i cambiamenti climatici stanno influenzando l'immigrazione nel mondo e poi parleremo della salute e della sanità con Vittorio Agnoletto che ha fatto un libro inchiesta sulla pandemia e su come il sistema sanitario italiano sta reagendo a questa, a questa pandemia. Grazie ancora per averci seguito e buonasera o buonanotte per chi adesso va a letto. Grazie. Grazie. Thank <music> you.